tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Festa del 2 giugno, cerimonia con poche persone in Piazza del Popolo a Pesaro. La bella giornata di sole riempie le spiagge e le mete classiche del fuoriporta. Il Furlo riapre anche il museo. Finita l'emergenza, Fano pensa a come rilanciare il suo brand turistico e si affida ad un esperto di fama mondiale. Da oggi nelle Marche sarà possibile scaricare l'app Immuni, Ceriscioli soddisfatto, ma restano tante incognite. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale, l'edizione del 2 giugno che si apre con le celebrazioni in provincia di Pesaro Urbino, celebrazioni ovviamente in forma ristretta. Questa mattina abbiamo seguito quella in Piazza del Popolo a Pesaro. C'era per noi Francesco Salvago. L'Inno d'Italia ha aperto il 74esimo anniversario della Fondazione della Repubblica. La cerimonia, svolta in forma ristretta in Piazza del Popolo a Pesaro, è stata istituita senza formazioni militari e senza picchetto d'onore. Nell'occasione sono stati schierati i gonfaloni della provincia, dei comuni di Urbino e di Pesaro e delle associazioni combattentistiche d'arma. Presenti i massimi rappresentanti istituzionali e il prefetto Vittorio Lapolla, che ha omaggiato la ricorrenza con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. I cittadini dovranno ancora confrontarsi a lungo con le sue conseguenze e con i traumi prodotti anche nelle dimensioni più intime della vita delle persone. I più giovani sono stati temporaneamente privati dei luoghi in cui si costruisce e rafforza il senso civico di una collettività. Primi fra tutti la scuola e lo sport. Ritrovare quello spirito di coesione, quella unità di intenti che soli possono aiutarci a sconfiggere la paura e a superare le difficoltà per poter guardare in modo più fiducioso, con rinnovato slancio al futuro, un futuro che speriamo si traduca presto in una piena ripresa dell'attività produttiva e dell'attività in tutto il paese, nel territorio di questa provincia. La cerimonia è proseguita con la deposizione di una corona presso la cappella votiva di San Ubaldo, seguita dalla benedizione dell'arcivescovo metropolita Monsignor Piero Coccia. Un modo per far sentire il paese unito e la nostra città unita dopo tanto dolore, dopo tanta sofferenza, in questa fase di ripartenza. Stridono un po' oggi le manifestazioni politiche, perché oggi è una festa di tutta la Repubblica, è una festa dell'Italia. Giustamente il Presidente della Repubblica lo ha richiamato nel suo appello. Dobbiamo ritrovare la forza che abbiamo avuto nel dopoguerra, quella di rinascere, di ricostruire, cercando di tenere unito il più possibile il Paese, perché soltanto uniti ce la faremo. Le celebrazioni sono state svolte anche in altri comuni della provincia, come Vallefoglia, dove il sindaco Ucchielli ha puntualizzato la ricorrenza con la stampa di un manifesto commemorativo che descrive la Costituzione, la più bella del mondo, affissa nei luoghi di maggiore affluenza di pubblico. A Montecchio, invece, in Piazza della Repubblica, dove si era soliti a organizzare l'iniziativa, aggiunge il sindaco in una nota stampa, sventola la bandiera tricolore che unisce, dà forza e infonde un senso di unità nazionale, unita alla speranza di tornare presto alla normalità. A Mondolfo, sulle note dell'Inno di Mameli, intonato da una ristrettissima rappresentanza della banda, il sindaco Barbieri ha deposto una corona d'alloro al monumento dei caduti al Parco della Rimembranza. I valori della Repubblica sono quest'anno ancora più significativi a fronte della ripartenza del territorio e sul calo dei contagi. Gli aggiornamenti sono estremamente positivi, perché dopo 950 dimessi, oggi abbiamo 0 pazienti in terapia intensiva e solo 5 nelle malattie infettive. Quindi abbiamo attuato tutte le misure di prevenzione, tutte le misure che sono necessarie affinché si prevenga l'eventuale ritorno di un'altra ondata di coronavirus.
Il biodigestore continua a far discutere a Fano. Oggi è intervenuto nuovamente il Partito Democratico. In una nota il partito ha sollecitato il sindaco Seri, la giunta, i vertici di ASET affinché si adoperino con urgenza per riprendere un percorso condiviso. Inoltre il PD ha ricordato l'accordo sottoscritto nel 2014 tra ASET e Marche Multiservizi, il quale prevedeva che a Tavuglia venisse realizzato l'impianto di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti domestici, mentre a Fano il digestore anaerobico per il trattamento dell'umido e del verde. Il Partito Democratico, conclude la nota, continuerà a monitorare e a lavorare per raggiungere gli obiettivi che la amministrazione ed ASET si sono posti sin dall'inizio del mandato. Oggi festa per molti, il 2 giugno, con il ponte che si conclude questa sera. Allora siamo andati a vedere un po', a fare il giro nelle mete classiche. Cominciamo dalla spiaggia, dove c'è stato per noi Lino Balestra. A giudicare dal clima, dalla presenza delle persone in spiaggia e dall'atmosfera che si respira qui in Sassonia, sembra essere un 2 giugno uguale a quello di tanti altri anni, ma la mascherina al volto delle persone invece tradisce il fatto che è sicuramente un 2 giugno che ricorderemo proprio per la presenza di questo clima che c'è dettato dal coronavirus. Che 2 giugno è però, con mascherina, con questo clima così? È un giugno sicuramente surreale, però è 2 giugno. Però già questi momenti così, gente un po' sotto gli ombrelloni, fa ben sperare. Esatto, io sono sempre positiva, quindi riparte tutto. Prove tecniche di mare? Racchettoni, un po' di spiaggia. Ci stiamo provando quest'anno, adesso proviamo, vediamo cosa succede, se ce lo fanno permettere di farlo. Sì. La speranza è l'unica cosa che ci rimane, poi vediamo dai quest'anno cosa succederà. È il primo giorno. Primo giorno. Ci sta da Dio. Poca confusione, siamo ben lontani uno dall'altro. Un giugno un po' moscio, morto. Cioè, gente ce n'è pochissima in giro. Lei è venuto sempre al mare il 2 giugno, l'ha passato sempre al mare? Sempre, ormai sono più di 40 anni che siamo sempre qui, prima fila. E quindi la differenza un po' la vede. Sì. Bisogna sfruttare l'estate dall'inizio. Eccolo! Com'è questo 2 giugno, un po' così anomalo? Un po' anomalo, però dobbiamo ringraziare già di poter essere qui e essere sereni, perché insomma è stato un periodo particolare. E accontentarsi un po' anche di un tuffo nel mare e non lamentarsi sempre di tutto. Silvia, allora che 2 giugno è per voi, operatori balneari, insomma? Forse gli ombrelloni così non li avevate mai visti? No, così distanziati, sono sincera, non li avevamo mai visti. Sicuramente per l'occhio è bello, perché comunque siamo tutti più larghi, abbiamo il 30% in meno degli ombrelloni e la domanda è molto alta. Purtroppo devo mandar via tanta gente, questo mi dispiace, perché sono comunque i fanesi che conosco, ecco, quindi mi dispiace tanto. È la prima bella giornata di quest'estate particolare, chiamiamola così, no? Però siamo contenti, speriamo di tornare tutti alla normalità, con qualche piccola accortezza, un po' di buon senso, e sarà un'estate come le altre, sono convinta. 2 giugno in bici. Andiamo in bici per la prima volta dopo tanto tempo fermi, ci abbiamo ripreso stamattina. Quindi la gamba è un po' legnosa. Sì, è un po' legnosa. Dove andate di bello? Siamo andati a Pesaro, abbiamo fatto tutto il lungomare di Pesaro e adesso torniamo a casa. C'è i cappelletti della suocera. Quelli non bisogna tradirli. 2 giugno almeno a tavola. Sì, ritorniamo a mangiare come una volta. E siamo vicino a uno dei simboli di Pesaro, la palla di pomodoro, e abbiamo chiesto ai pesaresi che cosa hanno fatto durante questa giornata di festa.
Bicicletta, sì, siamo venuti a vedere la spiaggia. Una bella giornata di sole, c'è tutto, non ci manca niente oggi. Godersi lo spazio all'aperto, e, però appunto in sicurezza, infatti siamo rimesse subito le mascherine. Faremo una camminata, però non abbiamo progetti in particolare. Sono stati 2 mesi pesanti a casa, però dai, adesso siamo di nuovo in libertà con le dovute restrizioni. Facciamo questo solo e basta, non c'è tanto da fare. Che cosa ha preparato se lo possiamo dire? Zucchini di Vienna. I ravioli. Poi basta, poi un po' di carne. Proprio presente quando uno se la prende, proprio dice come viene, viene la giornata, così va. Poi ci permette il tempo, va bene. Cena in famiglia, sì. Pizza. Sto facendo una camminata in spiaggia, però ho visto c'è poca gente, non c'è nessuno. Non so il motivo, la gente che dorme o paura che c'è il virus? Abbiamo fatto una colazione al bar, facciamo una passeggiata e poi rientriamo a casa. Siamo partiti prestissimo alle 6, quindi non c'era neanche tanta gente in giro ed è veramente piacevolissimo. Adesso andiamo a casa perché poi abbiamo in previsione di fare un'altra passeggiata però in montagna, oggi pomeriggio. Oggi pranzo al mare. Sì, sì. Facciamo una passeggiata, ne approfittiamo del bel tempo e sarà un po' un allenamento che fa bene. E centinaia di famiglie e comitive si sono riversate nella riserva naturale della Gola del Furlo, una delle mete preferite da marchigiani e turisti. Questa mattina tra l'altro ha riaperto anche il museo. Il servizio è di Simona Zonghetti. È sempre stata una delle mete preferite dai marchigiani, ma nel corso degli anni la riserva naturale statale Gola del Furlo è diventata un luogo turistico riconosciuto e apprezzato anche dai turisti. Grazie alle bellezze offerte dalla natura, è uno spazio di incontro perfetto, capace di costruire e veicolare una cultura dell'accoglienza turistica e dell'inclusione sociale. Con attività accessibili a tutti e grandi aree verdi, anche oggi, 2 giugno, centinaia di famiglie e ragazzi hanno scelto il Furlo per stare in compagnia, passeggiare o fare sport. Perché vedo insomma che avete scarpe da trekking, siete super attrezzati. Sì, sì, attrezzati. Io un po' di meno, però. Un gruppo di amici? Sì, amici. Parenti, tutti parenti. Di dove? A provincia Iesi. Come mai siete venuti qua? E il 2 giugno facciamo una scampagnata, giretto. Sì, sì, alcuni di noi, sì, sì, già conosceva tutto. Percorrerete qualche sentiero? Avete già studiato la cartina? No, sinceramente no, ancora dobbiamo leggere un po' tutto, però facciamo un giretto. Di dove siete? Da Puglia. Prima volta al Furlo oppure no, conoscete già il posto? Già venuti parecchie volte. Cioè, un gruppo di amici? Sì, mio figlio con tutti i suoi amici. Dove andate di preciso? Avete già guardato i sentieri? Terrazza, sì, terrazza del Furlo. Cosa avete portato? Negli zaini? Pranzate fuori? Da mangiare e l'acqua. Sì, una giornata alternativa. Avete scelto il percorso da seguire? Andiamo su alla terrazza Testa del Duce, al Monte Pietralatra, dove ci sarà la terrazza. E pensiamo di fare uno spuntino lì, insomma. E ammirare il panorama, secondo me. Ammirare il panorama, sì, esatto. Quanti siete? Perché c'è una bella comitiva alle vostre spalle, vedo. Sì, siamo parecchi, abbiamo tutte le mascherine, insomma. Da dove venite? Da Pesaro, in circa, sì. Prima volta al Furlo oppure? No. Siamo già venuti qualche volta. Sì, sì. Chi più chi meno siamo già stati. Quindi pronti a partire? Sì, sì, prontissimi. Ho sentito che ci vorranno più o meno 3 ore, sarà tutto in salita forse il percorso. Abbiamo preso la scorciatoia forse. Ah, ecco. Ora ci avviciniamo al sentiero, in macchina e poi partiamo da là, insomma. Questa mattina sono stati riaperti al pubblico il centro visite della riserva e il museo gestiti dalla provincia di Pesaro e Urbino, ingressi su prenotazione e mascherina obbligatoria. È arrivato il giorno della riapertura, è stato fatto un lunghissimo lavoro per mettere a norma tutto l'edificio, il museo, e abbiamo provveduto anche a stipulare un contratto con una ditta per una sanificazione periodica settimanale. E tutti gli ingressi sono contingentati, le ragazze del servizio del Furlo li seguiranno e gli daranno tutte le indicazioni. Abbiamo dovuto un po' rovesciare il percorso
del museo, e dove appunto ci sarà un'entrata e un'uscita separata. E tutte le distanze sono state segnate a terra e quindi siamo pronti per partire. Le prospettive sono ottime, abbiamo già avuto un sacco di prenotazioni appena partiti, oggi pomeriggio già 20 persone hanno prenotato e sono distanziati gruppi di ogni 30 minuti, seguiti sempre da una guida e comincia così. La prenotazione è obbligatoria nel nostro sito e anche vi invito a collegarvi nel numero WhatsApp perché otterrete tutte le informazioni in tempo reale e ecco, quindi cominciamo, si prospetta una bellissima stagione. Nel rispetto delle norme anti-Covid ripartiranno a breve anche le iniziative con Furlo Family. Sono esperienze di accompagnamento inclusivo alla portata di tutti, vuol dire che all'interno della famiglia ci possono essere tantissime esigenze, da bambini piccoli, mamme in avanzato stato di gravidanza, mamme con il passeggino da trekking o bambini o adulti con disabilità, sia motorie che sensoriali che psichiche. Quindi sono passeggiate, esperienze in natura, immersioni per tutti. Sono gratuite o a pagamento? Completamente gratuite, su prenotazione obbligatoria. Per chi invece vuole ammirare gli abitanti del Furlo, come questa aquila reale ripresa da Maurizio Saltarelli, il museo è il luogo perfetto. Un itinerario conoscitivo della riserva dal punto di vista ambientale, paesaggistico e culturale. Superata la sala dei fossili, è possibile ammirare numerosi esemplari di uccelli e mammiferi. Come possiamo vedere, abbiamo adeguatamente segnalato a terra le apposite distanze che i nostri visitatori dovranno appunto rispettare. Qui potremo vedere gran parte della fauna della nostra zona. Purtroppo gli schermi touch non sono possibili da utilizzare appunto per le norme di sicurezza. E qua a fianco potremo vedere anche i nostri rapaci che abitano appunto il Furlo e danno appunto un tocco in più alla nostra area. Ritornando all'esterno, invece, negli spazi verdi gestiti dal comune di Acqualagna ci sono ancora diverse norme da rispettare. E da come si può leggere in questo cartello, al parco pubblico La Golena è vietato sostare, bivaccare e creare assembramenti. Da Cattolica al Furlo in moto, quindi un bel giro. Oggi sì. Si ne approfitta di questa bella giornata? Penso di sì, per fare un po' di trekking. Di dove siete? Di Fossombrone. Siete venuti su in bicicletta da là, sì, direttamente? Sì. Niente macchine. No. Bicicletta. Una passione quella della bicicletta che portate avanti da tempo? Ma sì, grandissima. Poi, sinceramente, questi posti si prestano in maniera eccezionale. Poi con la compagnia dà sempre gusto. Poi alla mattina con le mogli non è che si può sempre stare a casa. Quindi approfittiamo. Un po' di libertà. Un po' di libertà anche per noi. Dopo la quarantena, basta. Un po' di amici, un giretto in bici e ci passa così. Un po' di movimento fisico, dico, che fa bene, no? Sempre. All'età nostra ancora di più. Posso chiedere di dov'è? Sono qui di Acqualagna. Quindi conosce bene il posto? Conosco molto bene il posto, bellissimo, stupendo, tutti i giorni. Come mai anche il 2 giugno quassù? Ma io sono qui, si cammina, sì, per smaltire un po' di da questa pandemia. Abbiamo messo su qualche chiletto. E la quarantena? Un po' ci ha fatto, via. Yeah. E adesso camminiamo per smaltire in questi bei posti che abbiamo qui nell'entroterra nostra. Dunque l'emergenza sanitaria è alle spalle, occorre pensare a strategie per rilanciare il turismo. Fano si affida ad un esperto di fama mondiale. Si chiama Josef Eyark ed è considerato un vero guru della promozione turistica a livello mondiale e la città di Fano ha deciso attraverso l'assessorato al turismo di affidarsi a lui per i prossimi anni per poter rilanciare il brand Fano nell'universo dell'accoglienza. Tanto per darvi la dimensione del personaggio, Eyark basta la parola Expo Milano o Olimpiadi Invernali di Torino 2006 e subito si capisce di cosa sia capace, per non parlare di città cosmopolite come Barcellona e l'ente del turismo della Corugna, che hanno affidato al destination manager le sorti delle loro fortune turistiche.
e da oggi tra queste grandi c'è anche Fano, che porterà avanti questo progetto anche grazie ad un importante contributo della Regione Marche. Viviamo veramente un momento molto delicato e quindi abbiamo bisogno in modo forte di accelerare sulla ripartenza, di far ripartire tutte le nostre imprese, tutto il settore del turismo, ma anche altro. Non solo, la città ha anche bisogno di acquisire una forte consapevolezza e capacità di penetrare i mercati. In questi anni è chiaro l'intento di crescere in ambito turistico, per tutti gli investimenti che sono stati fatti della città e che verranno fatti, vedi il Pincio, vedi il Via Garibaldi, ma gli investimenti che si vogliono fare sul Waterfront ed altri ancora come il Sant'Arcangelo. Vedi tutto quell'humus associativo che sta crescendo e sta dando vitalità a tutte le caratteristiche della città di Fano. Tutto questo va messo insieme per poter penetrare al meglio i mercati. Ecco, per fare tutto questo abbiamo scelto una persona del calibro di Joseph Eyark, veramente una persona molto qualificata che ci deve far fare quel salto di qualità e quindi ci deve aiutare in questo momento di grande difficoltà a ripartire, ma soprattutto poi ci dovrà aiutare con un grande piano di rilancio del turismo. A settembre convocheremo gli stati generali del turismo proprio per far sì che tutto questo abbia un senso, che ci sia un percorso partecipato con tutte le imprese, le associazioni culturali, con tutti gli stakeholder del turismo, quindi albergatori, imprese turistiche. E con oltre 2 mesi di ritardo sbarca negli store digitali l'app Immuni, che sarà disponibile, che è disponibile già da oggi anche nella nostra regione. L'app Immuni è ora disponibile per essere scaricata sui telefoni di tutti i cittadini. Nelle prossime settimane, nelle Marche e in altre 3 regioni, Liguria, Abruzzo e Puglia, l'app sarà operativa per consentire di mettere a punto le procedure di introduzione in tutta Italia. Ora abbiamo un'arma in più per fronteggiare il Covid e contenere il virus, ha dichiarato il presidente Luca Ceriscioli, e per questo le Marche hanno aderito volentieri alla fase sperimentale. È un ulteriore strumento a nostra disposizione, ha proseguito il governatore. Nessuno saprà dove siamo, cosa facciamo o come ci chiamiamo, ma l'app potrà informarci immediatamente se siamo entrati in contatto con una persona positiva e ci consentirà di seguire subito i necessari percorsi di sicurezza sanitaria. Immuni è un'applicazione che funziona senza seguire gli spostamenti e senza conoscere l'identità della persona che la installa sul proprio cellulare o quella delle persone con cui si entra in contatto. Con il contributo di tutti, si legge nella schermata introduttiva, Immuni aiuta a contenere il virus e a tornare prima possibile alla normalità. Ma come funziona esattamente? Una volta attivata, l'applicazione registra i contatti con altri utenti usando il Bluetooth, scambia codici temporanei casuali con altri dispositivi che l'hanno installata. Questi codici non permettono però di risalire all'identità dell'utente. Quando uno di questi risulta positivo al coronavirus, attraverso l'app Immuni si attiva un meccanismo per cui vengono avvisati possibili contatti che a loro volta dovranno allertare il medico di base o il pediatra per iniziare il percorso assistenziale. L'applicazione si può scaricare gratuitamente e in modo volontario sui telefoni iOS e Android. Non accede alla rubrica, non invia SMS e non chiede il numero di telefono all'utente. Per l'assistenza tecnica è attivo il numero verde nazionale. E adesso bisognerà vedere quanti saranno disposti a scaricarla. È tutto, grazie per aver seguito la nostra edizione del telegiornale. L'informazione torna domani mattina alle 7 con Occhio ai giornali, la rassegna stampa. Arrivederci.